Bentornati tutti sul mio canale, finalmente un unboxing un po' diverso dal solito. In questo periodo di coronavirus, quarantene, dobbiamo restare in casa forzatamente e la primavera soprattutto è alle porte, quindi mi sono detto cosa c'è di meglio che dare nuova vita. Devo essere sincero, non mi sono mai occupato di farfalle, ma questo kit l'ho trovato veramente interessante e soprattutto è un'azienda italianissima che ha avuto un'idea geniale che può essere sia divertente ma educativa, adatta a tutti, adulti e piccini, ma soprattutto penso che per un ragazzo vedere come nascono le farfalle o dare vita a una farfalla sia una cosa molto emozionante. Quindi io vado a fare subito l'unboxing e vediamo cosa ci forniscono. Istruzioni in italiano molto dettagliate, poi con molta delicatezza tirerò fuori i nostri amichetti. Vado piano che non voglio disturbarli. Ecco qua i nostri bruchi. Non so nemmeno io come chiamarli. Vedete che uno si muove, questo è il loro cibo. Questi sono i loro bisogni. Sono di due colori diversi. O forse no, sotto e sopra sono fatti in modo diverso. È molto interessante anche osservarli. Cercherò di fare dei time-lapse proprio su di loro, cercando di dargli il meno fastidio e soprattutto non perdere nessuna delle loro fasi. Comunque, questa la parte, il cuore battente di questo kit. Poi abbiamo la seconda scatolina dove si formeranno prima di prendere il volo. E poi qua abbiamo il nostro cubo che si monta per quando diventeranno farfalle, non farle scappare e poi liberarle noi successivamente. Qui abbiamo il nostro kit di cottura mangime e questo, vabbè, è la base del nostro cubo per far volare le farfalle. Vi leggo un po' di raccomandazioni, così chi non ne sapesse niente può capire meglio di cosa sto parlando. Carissimo amico, ti ringraziamo per aver scelto Butterfly Kit, il kit che ti farà scoprire tutti i segreti dell'incredibile mondo delle farfalle. Grazie agli studi del nostro staff siamo riusciti a proporre un kit per allevamento altamente tecnologico, ma al tempo stesso molto semplice e naturale. Fai del tuo meglio per allevare i bruchi nel migliore dei modi, ci aiuterai a far tornare a volare nei prati queste magnifiche farfalle. Non dimentichiamo che ogni farfalla liberata è una potenziale madre per altre farfalle, quindi tutto bene che diffondiamo in natura. Vabbè, qui c'è il materiale che vi ho già fatto vedere. Allora, leggiamo le prime istruzioni. C'è scritto: i piccoli bruchi che hai ricevuto alloggiano all'interno di una capsula Petri. Questa è la capsula Petri, allora. Ce n'è uno che si muove, gli altri sono molto tranquilli. Non esporre la Petri alla luce diretta del sole, ma fai in modo che comunque i bruchi percepiscano l'alternanza giorno-notte. Quindi adesso noi erano dentro la scatola al buio, adesso magari vedendo la luce di giorno e di notte si attiveranno un po' di più. Mantieni la pentola a una temperatura tra i 18 e i 27 gradi, e direi che ci siamo, per una crescita ottimale. Non aprire la pentola se non strettamente necessario. Per qualche giorno i buchi non necessiteranno di ulteriori cure. Io direi che di mangiare ne hanno abbastanza lì. Per qualche giorno i buchi non c'è. Comunque controllali e osservali giornalmente per scoprire i loro segreti. Intervieni solo in caso di formazione troppa condensa, asciugandola, o di formazione di muffa, asportandola. Speriamo di no. In questi casi lavati sempre bene le mani prima di manipolare i bruchi. Se
la Petri e il mangime. Quindi va bene anche in questo periodo, direi che le mani ce le abbiamo abbastanza spesso. Una volta trascorsi circa 3 giorni dall'arrivo del kit, i bruchi saranno sufficientemente grandi per essere trasferiti nella cupola. Era cupolone. Utilizzando un chiodo da quadri, un grosso spillo o uno stuzzicadenti, pratica alcuni fori sulla cupola, lateralmente e superiormente, in modo che da garantire una buona circolazione d'aria. Per questa operazione chiede aiuto di un adulto. Lo ripetono spesso, chiederà aiuto a un adulto, quindi si vede che è un kit studiato per i bambini, anche se posso assicurare, ho visto molti adulti che impazziscono per queste cose, compreso me, da oggi. Poi vabbè, penso che la cosa più complicata sarà, una volta messa nella cupola, cucinare il loro mangime, ma anche lì mi sembra una cosa abbastanza intuitiva e lo andremo poi a fare quando finirà questo. E gli prepareremo prima la cupola, dove il bruco diventerà crisalide. Poi una volta presa la crisalide andremo nel nostro bellissimo cubo e diventeranno farfalle e io cercherò di riprendere il tutto più possibilmente, anche se non è facile, soprattutto di notte, riprendere le farfalle. Che altro aggiungere? Ovviamente, se volete sapere come andrà a finire questa storia e come continueranno a crescere i nostri amici, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo al trasferimento dei bruchi nella loro cupola.